Amici, buonasera. Ci ritroviamo qui il nostro video serale dopo una giornata estenuante. È stata una giornata molto, molto faticosa dal punto di vista fisico. Infatti, mi vedrete sicuramente un po' provato, avendo dovuto svolgere quattro di noi le funzioni di segretario, che è stato un compito anche abbastanza gravoso. E detto questo, diciamo, vi racconto un po' cosa è successo oggi. Stamattina sono state le operazioni di voto, il terzo scrutinio, che hanno visto emergere due nomi di Grasso e Schifani, uno per il PD e uno per il PDL, come i due candidati che sarebbero andati al ballottaggio nel pomeriggio. E premesso che anche questa volta il PD ha perpetrato questa rottura della prassi istituzionale già rotta da Berlusconi e che ci si aspettava che prima o poi venisse ripristinata da una forza che dice di essere democratica, che le due Camere venissero assegnate alternativamente alla forza politica di maggioranza e alla forza maggiore di minoranza, cosa che non è stata neanche in questa occasione. Il nostro candidato ideale era Luisa Orellana e rimane sempre Luisa Orellana come il miglior candidato possibile, un candidato di garanzia. E dobbiamo però dare atto che nella giornata siamo riusciti, in questi mesi, diciamo, anzi, siamo riusciti a stimolare comunque, le forze politiche a tirar fuori dei nomi un po' più distaccati rispetto all'apparato di partito, visto che i nomi che giravano erano quelli di Franceschini, Finocchiaro, persone comunque molto legate all'apparato di partito. Alla fine sono venuti fuori dei nomi come Boldrini e Grasso, un po' più nuovi rispetto al Partito Democratico. Detto questo, e questo ci possiamo anche prendere il merito di avere portato le forze politiche a cambiare un po' il loro modo di agire nella scelta di queste figure. E niente, il pomeriggio ci siamo incontrati, come sempre nello stile del Movimento 5 Stelle, dei meetup prima, un po' nella nostra storia, nel nostro spirito, ci siamo confrontati. Il confronto è stato un bellissimo confronto, molto emozionante. C'è stato un confronto acceso anche perché ci sono tirate fuori un po' tutte quelle che sono le storie legate alla mafia, all'antimafia, visto che avevamo in contrapposizione Schifani e Grasso, i due nomi la dicono tutta. La linea che abbiamo seguito, diciamo che il gruppo è uscito all'unanimità con un'unica speranza, che era quella della non rielezione di Schifani. Questa è stata la coerenza del gruppo. In questa linea, la quasi totalità del gruppo ha proseguito nel voto Bianca, qualcuno nulla, qualcuno ha riscritto Orellana per confermare il nostro candidato, qualcuno non ha votato, insomma questa è stata la linea del movimento. Sicuramente nella cabina elettorale per qualcuno ha agito in coscienza e questa è stata anche una grande espressione di libertà e diciamo, di quello che è il nostro spirito, per cui il risultato alla fine comunque ha visto Pietro Grasso vincere anche di larga misura Schifani. Il discorso di insediamento di Pietro Grasso è stato sicuramente interessante, ci vede concordi su molti di quegli aspetti, in particolare anche sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle stragi, e questo sicuramente è un aspetto che terremo in considerazione, però vogliamo vedere i fatti, non ci contentiamo di un discorso e non ci contentiamo delle belle promesse. Adesso noi vogliamo vedere Partito Democratico, lo vogliamo vedere all'opera, vogliamo vedere il Parlamento che inizia a lavorare il più presto possibile e ci si trovi a lavorare sulle leggi, su proposte per i tagli ai costi della politica, proposte per intervenire per le situazioni di disagio che ci sono in Italia. Ecco, su questo dobbiamo lavorare fin da subito. E niente, quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani, anzi no, domani è domenica, quindi è giusto che ci prendiamo un giorno di riposo. Ci diamo appuntamento a lunedì. I prossimi appuntamenti, anzi, vi aggiorno. L'assemblea è ecco, riconvocata giovedì
E martedì sono convocati i gruppi per la propria costituzione, ma noi abbiamo già fatto, quindi il gruppo è costituito regolarmente. E mercoledì pomeriggio alle 17 è convocata la conferenza dei capigruppo. Sarà la prima conferenza dei capigruppo a cui parteciperò. E vi racconterò alla fine della giornata come si è svolta, che cosa ci si è detti, l'esperienza un po' anche di questo che è considerato uno dei luoghi, luoghi tabù. Perché nella conferenza dei capigruppo si svolgono un po' tutte le decisioni strategiche, anche sulla calendarizzazione e gli interventi successivi. Ecco. Quindi insomma, vi racconterò e vi racconteremo, come sempre, saremo il vostro occhio all'interno degli organi istituzionali. Grazie a tutti e buona serata.